Il capogruppo in consiglio regionale delle liste civiche, il dottor Dino Latini, che è anche presidente della commissione bilancio del consiglio regionale. Assestamento di bilancio da parte della Regione Marche, necessario, ma a questo punto occorre sapere se questi assestamenti di bilancio poi hanno gli effetti dovuti. Beh, hanno sicuramente effetti dovuti dal punto di vista della tenuta finanziaria, contabile ed economica, con tutti i tagli però che anche la Regione subisce e che è costretta a imporsi per i rispetti del patto di stabilità, ogni assestamento come quest'ultimo che ha comportato francamente uno stop di molte delle attività della Regione proprio per raggiungere l'agognato pareggio di bilancio nel senso del rispetto soprattutto dei criteri e non per quanto riguarda le attività virtuose che la Regione compie. E determina la presenza meno forte della regione in quei campi, soprattutto nel campo delle attività produttive e nel campo del sociale e del sanitario, che invece avevano e hanno bisogno proprio in questo lungo periodo di crisi di una maggiore presenza della mano pubblica e soprattutto di una presenza della mano pubblica che sia in grado di distribuire soldi con grande attenzione e forte buonsenso. Aeroporto Raffaello Sanzio, vogliamo parlare di questo problema, se ne è discusso nel Consiglio regionale, il Presidente Spacca è stato irremovibile, la Regione Marche parteciperà, diciamo, ancora a questa società, la Erdorica, e lo fa con una convinzione, quella che l'aeroporto di Falconara è uno strumento importante per la promozione della nostra regione. Lei è d'accordo? Assolutamente d'accordo che sia uno strumento indispensabile non solo per promuovere la nostra regione ma per collegare la nostra regione con il mondo. Soprattutto, come sempre sostenuto, a differenza degli altri, per quanto riguarda la possibilità che l'aeroporto Dorico diventi, l'aeroporto Foscari Dorico, diventi un punto di riferimento per lo scambio merci. E poi per quanto riguarda le rotte turistiche, più per quelle tradizionali e classicamente intese. Il problema però dell'aeroporto è che per anni è in qualche modo fermo in una certa situazione e non rappresentato, e questa è la mia, come posso dire, critica rispetto alla situazione in generale, non certamente alla regione in sé o comunque alle scelte effettuate, non è rappresentato dal punto di vista politico dalla comunità, è rappresentato da una serie di tecnocrati che in qualche modo hanno commesso degli errori, al di là della valutazione degli errori su cui io non entro mai, ma che non pagano le conseguenze di dover rendere conto alla comunità dal punto di vista politico istituzionale. Quindi su questo per il futuro io penso invece che la politica deve riprendere il campo perduto e anche nel caso dell'aeroporto Raffaello Sanzio avrebbe dovuto a mio avviso togliere il CDA completamente, togliere i funzionari, togliere i tecnici, togliere anche il personale chiamato all'ultimo momento non perché non siano preparati ma perché invece in questo caso è necessario, essendo una situazione di emergenza, far sì che la guida sia di natura prettamente politica, sia condivisa con tutte le forze rappresentative, nessuna esclusa a cominciare dal Movimento 5 Stelle. Occupazione Antonio Merloni e veste di Montefano sono due problemi che restano naturalmente aperti, delle ferite molto gravi, diciamo aperte sotto il profilo dell'occupazione. Che cosa fare allora? Beh, sono due casi emblematici perché nel corso del tempo abbiamo visto come finiscono tutto il percorso della cassa integrazione a lungo termine, dell'indennità di mobilità e della riconversione. Nel caso della Best, il dramma rischia di diventare fatale per quelle unità operative che devono avere per forza, e su questo il prefetto di Macerata ha fatto opera di convincimento, quanto almeno gli è stato concordato dopo lo scippo dell'azienda con la serrata avvenuta nel novembre del 2011. Ed è la dimostrazione che le aziende che sono qua e che hanno società straniere devono pagare pegno e dazio nel caso in cui compiono azioni che sono contrarie al diritto civile e soprattutto al diritto del lavoro. Per quanto riguarda l'Antonio Merloni è non solo inconcepibile che si possa dare spazio, anche se giuridicamente può avvenire, ad azioni di richiesta di natura creditoria da parte delle banche quando la soluzione dei posti di lavoro andava in una certa direzione. Ma è soprattutto l'immagine concreta che quando si chiude determinate aziende è davvero difficile riuscire a riconvertirle, riuscire a farle ripartire, a dare quella linfa vitale che sia poi, diciamo così, il costrutto perché l'azienda abbia una vita a sé.
quanti soldi lo Stato, la Regione, la Comunità ha impiegato nel suo complesso come pubblica amministrazione per queste due aziende. Ecco, c'è da domandarsi, non perché non si vuole aiutare gli operai che si sono trovati all'improvviso in difficoltà, se non bisogna pensare a un'altra forma di aiuto in questo momento di grave crisi sul lavoro che dia una spinta a costruire piuttosto che a mantenere in passività delle situazioni che comunque non hanno più modalità e anche occasione di essere e trasformarsi in qualcos'altro.